Sport paralimpici. Vivere l'inclusione. Sogniamo di poter arrivare un giorno a realizzare quello che, per il quale diciamo, facevo una miriade di sacrifici, che era un giorno arrivare a un'Olimpiade come pentatleta. Per me lo sport ha sempre rappresentato molto nella mia vita e naturalmente a 17 anni e mezzo ho avuto un incidente, ero un atleta per cui sognavo quello. Poi dopo l'ho realizzato in un altro modo, ma l'ho realizzato. Luca Pancalli, classe 1964, romano, è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico. È stato un campione di nuoto e di pentathlon moderno prima che una caduta cambiasse la sua vita. Era il 1981 e il giovane Pancalli, durante una gara di equitazione, ha un brutto incidente che gli provoca la paralisi degli arti inferiori. Pancalli non si perderà d'animo e continuerà l'attività sportiva. Conquisterà 8 ori, 6 argenti e un bronzo. Ma com'era la vita di Luca Pancalli da ragazzo, prima dell'incidente? Era la vita di un normalissimo ragazzo, di una normale famiglia romana che studiava, che praticava sport, che aveva scelto per l'appunto di fare lo sport a livello agonistico. Ero passato dal nuoto al pentathlon moderno e lì ho riposto tutti i miei sogni. L'incontro con il destino. È a 17 anni che la vita di Luca Pancalli cambia per sempre. La giovane promessa del pentathlon moderno si trovava in Austria per la sua prima convocazione in nazionale. Ebbene, durante questa competizione internazionale in Austria, a seguito di questa convocazione, alla prima prova di equitazione, purtroppo nel sorteggio del cavallo mi è capitato un cavallo particolarmente focoso, aveva già disarcionato due altri concorrenti nella manche della mattinata e a me ha detto male, mi è capitato quel cavallo. È stato pure particolare il sorteggio perché erano rimaste due palline, una corrispondeva a quel cavallo e una all'altro. Io nel prenderne una poi non so per quale segno del destino l'ho lasciata e ho ripreso questo cavallo. Dopodiché sono entrato in campo gara dopo diverse difficoltà in campo prova e al penultimo ostacolo un ulteriore brutto rifiuto perché ne avevo ricevuti altri nel corso del percorso, sono caduto da cavallo e non ricordo più nulla, so solo che mi sono risvegliato con il volto riverso nel campo di gara e con un cumulo di persone intorno che chiedevano conferma sulla mia capacità ancora di interloquire perché hanno pensato che potesse essere andata molto peggio, però fortunatamente non è andata peggio. Da promessa del pentathlon ad atleta paralimpico. Per Luca Pancalli non si è trattato di una semplice caduta. Il cavallo, che si chiama Condor, dopo diverse difficoltà in campo gara, gli cade addosso schiacciandolo con il suo peso. Le conseguenze sono devastanti. Pancalli si salva, ma non potrà più camminare e niente sarà più come prima. Io ho cominciato a rendermene conto piano piano, nelle ore che passavano, perché inizialmente mi fecero fare le prove se naturalmente fossi stato capace di continuare a muovere gli arti. Evidentemente avevano immaginato che avessi potuto subire un danno pesante midollare e io muovevo tutto. Poi da lì, strada facendo, ora dopo ora, mi rendevo conto che non solo cominciavo a perdere la sensibilità della parte inferiore del mio corpo, ma cominciavo ad avere problemi anche nel muovere, da prima la gamba sinistra, poi la gamba destra. E poi mi sono risvegliato una mattina, dopo una notte insonne, credo che fosse la mattina successiva al trauma, che avevo una gran sete, siccome mi ricordavo che l'infermiera aveva posato un bicchiere di quelli col beccuccio che si usa quando uno sta male o per i bimbi piccoli sul comodino del letto d'ospedale, io andai per tentare di prendere autonomamente quel bicchiere d'acqua perché le braccia fino alla sera prima le muovevo e mi sono reso conto che non muovevo neanche più le braccia, per cui si stava realizzando una paralisi totale del corpo. Poi da lì sono susseguite ore molto più drammatiche di interventi di corsa, chirurgici e quant'altro.
Uno per tutti, tutti per uno. La famiglia di Luca Pancalli è una famiglia molto unita. Nell'atteggiamento dei genitori ci sarà la volontà di aiutare il figlio, di fargli sentire la loro presenza, ma non ci sarà mai alcuna traccia di pietismo. Sarà la madre, in particolare, attraverso un'apparente durezza, a dare a Luca un importante insegnamento. Dal primo momento mi ha sempre detto: non pensare che siccome adesso sei seduto su quella sedia sei una persona diversa dai tuoi fratelli. I tuoi doveri devono rimanere gli stessi, dal mettersi a posto la camera, dal vestiario, fino a dove puoi naturalmente. E questo è stato molto importante, perché la prima cosa che mi disse quando, dopo sei mesi e mezzo di riabilitazione, entrai in Italia, neanche stavo ponendo le rotelline davanti della sedia dentro casa, mia madre mi bloccò con una mano, dice: alt, te lo dico adesso, non te lo dico mai più, non sei diverso dai tuoi fratelli, non cambia nulla, le regole valgono per te come valgono per gli altri. È stato molto importante, perché essere non disabili per primo nella propria famiglia è molto importante. Una lezione importante. È luogo comune che siano i giovani a dover imparare dagli adulti. Nella vita di Luca Pancalli, invece, i ruoli si sono capovolti ed è lui ad aver imparato molto dai suoi due figli. M'hanno confermato quello in cui io ho sempre creduto, che la differenza sta negli occhi delle persone con cui guardano le persone o le cose. I miei figli sono cresciuti con un papà in carrozzina. Io mi ricorderò sempre che quando erano piccolini la mattina spesso non trovavo la carrozzina vicino al letto, perché qualcuno di loro l'aveva presa e ci stava giocando per casa, no? Per loro la carrozzina è sempre stato uno strumento di gioco. Io ho mio figlio che ancora oggi a 22 anni si mette sulla mia carrozzina e va in giro per casa sulla mia carrozzina, e io, se non sto a casa, o meglio, se sto a casa, devo gridare per farmela riportare. Ma è abilissimo, perché per lui è stato normale così, loro per loro. E quindi mi hanno confermato cosa? Che tutta la passione che io metto sul tema cultura è corretta. Perché noi dobbiamo socializzare, noi abbiamo paura delle cose che non conosciamo, abbiamo paura di ciò che non in qualche modo ci appare diverso da noi, ma questo si supera con la cultura, si supera con la famiglia, si supera con la coesione sociale, si supera con la condivisione di percorsi comuni. E tutto questo lo si può generare solamente nella consapevolezza che l'obiettivo finale sarà sempre quello culturale. Un paese non cresce perché cresce soltanto l'economia. Un paese cresce se investe sulla cultura del paese, se investe nei nostri giovani, nelle università, nelle nostre scuole, perché giovani a cultura avanzata saranno cittadini migliori e sapranno guardare alle differenze come un valore dal quale attingere e non qualcosa da eliminare. Quando a 4 anni una bimba dolcissima viene e ti fa: papà, ma quando sarò grande potrò avere una carrozzina anch'io? Ti fa capire che per lei l'identificazione dell'età adulta era con la carrozzina, perché vedeva il papà in carrozzina. Quindi ti fa capire come quanto noi saremo capaci di far comprendere che nella vita siamo tutti diversi, a tutti può succedere qualcosa, o meglio se non succede, ma il nostro è ormai un mondo aperto, la globalizzazione dei mercati, i social, le media. Quindi dobbiamo guardare alle persone, non voglio essere, però veramente come dei fratelli, perché siamo tutti esseri umani e ogni essere umano deve essere messo nelle condizioni di veder rispettati i propri diritti di cittadinanza e i propri percorsi di crescita, dando loro pari opportunità. La vita è meravigliosa. La storia di Luca Pancalli insegna molto a ciascuno di noi. Ma qual è l'insegnamento che Luca Pancalli si sentirebbe di dare a un giovane che a 17 anni si trovasse di fronte alla sua stessa sfida? Io direi di guardare a quello che è rimasto, non a quello che si è perso. Che la vita non è tutta rose e fiori, non è semplice, ci sono tanti ostacoli, tantissimi ostacoli, che il più delle volte di fronte a quegli ostacoli, è successo a me,
ti verrebbe voglia di prendere e mollare tutto perché le domande che ti poni sono sempre le stesse: perché proprio a me, ma che ho fatto di male, ma perché la vita così dura per me? Magari per qualche delinquente è molto più semplice, però la vita è meravigliosa, vale la pena essere vissuta e attrezzarsi e fare di tutto perché si mantenga bella come tu la sognavi. Direi di tirar fuori le palle. Bisogna avere il coraggio di affrontare le salite nella vita. Se si ha la possibilità di avere una famiglia, e qui il messaggio spesso è rivolto alle famiglie, di sostenere, perché i periodi non sono certamente semplici, non sono facili, ma ce la si può fare, e in questo lo sport può aiutare tanto.